Ma ciao a tutti e bentornati qui su Apple Caffè. Soltanto pochi giorni fa vi avevo detto che per me quest'anno niente day one e quindi avremmo dovuto aspettare prima anche solo di dare un primo sguardo al nuovo iPhone 7 e le motivazioni per cui ho deciso di evitare di acquistare l'iPhone 7 almeno in questa prima fase iniziale del lancio le ho ampiamente espressi nel video che faccio passare qui sopra, che devo dire ha avuto una grande partecipazione da parte vostra nei commenti e mi ha fatto molto molto piacere che voi abbiate detto la vostra. Quindi continuate a farlo, mi raccomando. Ebbene, che cosa è successo? Non è che mi sono rimangiata quello che ho detto, ma è successo che subito dopo il day one, il giorno dopo, una persona, e una persona direi anche che persona, si è materializzata all'improvviso dentro l'Apple Café, portando tra le sue mani un iPhone 7. Ora, chiaramente l'iPhone 7 non era mica per me, era suo, però comunque ho potuto in qualche modo iniziare almeno un primo hands-on iPhone 7 e ovviamente l'ho filmato. E poi, essendo un avvenimento speciale, direi, ma non tanto per l'iPhone 7 quanto per la persona, adesso vi sfido a indovinare di chi si tratta, è una persona abbastanza nota nel panorama dello spettacolo italiano, non potevamo non immortalare questo momento, no? E quindi, per condivisione con voi che mi seguite e che mi date il vostro supporto morale, eccovi questa nostra prima occhiata, devo dire un po' ironica, su questo nuovo gioiellino di Apple. Solo poche ore fa avevo dichiarato che quest'anno niente anteprima su iPhone 7 perché mi rifiuto di fare questo acquisto almeno per ora, visto che costa 300 euro in più in Italia rispetto a qualsiasi altro paese al mondo. Ma i casi della vita vogliono che qualcuno qui sia venuto proprio oggi, un giorno dopo il day one dell'iPhone 7, con un iPhone 7 in mano. E io che faccio? Ve lo faccio vedere, che dite? Quindi io vorrei un attimo ringraziare, così è lui, quindi non si può dire che non l'abbia comprato nemmeno un cane. E quindi volevo ringraziare questa presenza, che è una presenza abbastanza inquietante, e soprattutto in incognito. No, incognito. Invece è molto incognita. Quindi facciamo un attimo vedere, così gli spiego a lui le differenze. Vogliamo spiegare che cavolo di Non differenze tutte, c'ha? una, cioè una. Le ce n'ha pochissime, Vai, tanto, di differenze vai, vai. rispetto agli anni precedenti. Allora, innanzitutto, quando lo imposterai, avrà questo Touch ID che riconosce il tuo dito, però mi sa che non è impostato, Sì, non è lo impostato. sta. L'ha riconosciuto, non lo sta. Non lo riconosce. Allora non funziona il touch ID. Mannaggia. Già quello. Comunque, la differenza è che mentre il mio tasto home è un vero tasto che devi pigiare per fargli sentire che lo stai toccando, questo non è un vero tasto, in realtà è solo superficie, è un tasto completamente digitale, quindi è una cosa proprio, lo devi accarezzare, è una cosa molto sensuale. Per questo ti sto pigiando, questo è proprio una carezza, è molto carino quando funziona, dopo capiremo perché non Infatti, quando funziona, funziona deve essere molto anche perché sensuale. se no glielo devi portare indietro. Poi abbiamo la possibilità di fare il bagno o la doccia a scelta insieme all'iPhone perché è completamente resistente all'acqua. Completamente. Completamente, quindi vuol dire ha un fattore di protezione IP67, che non è l'anno suo di nascita, insomma. Beh, è un modo di dire, è una classificazione di resistenza all'acqua e allo sporco, quindi ecco, essendo sporchissimo oggi qua lo puoi anche strusciare per terra, no, lo rovini, però resiste alla polvere e all'acqua, vuol dire per l'acqua si intende che puoi fare anche il bagno in mare con lui. L'importante è che non vai a più di 1 metro di profondità e non per più di mezz'ora, quindi massimo mezz'ora e massimo 1 metro di profondità. Ok? E esteticamente è difficilissimo vedere altre differenze se non il fatto che qui ci sono queste antipatiche bande bianche che sono dell'antenna, mentre qui il Questo è il 6 e e questo è il questo è 7. sette. Questo 2 anni fa, questo quest'anno. Paro paro. Bravo. Però vabbè, questo è più omogeneo il design Peso. perché è identico, identico peso e identico spessore. Dimensione. Proprio uguali. La fotocamera è leggermente più larga e prominente questa qui e è comunque di qualità molto più alta, addirittura un'apertura di diaframma che arriva a 1.8, quindi è grande qualità della fotocamera. Queste grosso modo sono le differenze. Poi vabbè, è più veloce il processore, il quadruplo più veloce di questo, insomma, tutte cose che per noi non è che subito all'occhio si notano, però con l'utilizzo, visto che tu provieni dal 5S, te ne 4. accorgerai. Questo è 4? Sì. Ancora? Ti credo che è un bug. Ci siamo pure Anch'io andati. c'ho ancora 4. Vabbè, era anche ora. Questa esperienza ci è piaciuta. Vuoi provare a farti il bagno o la doccia? Il bagno, la Scusate, doccia. un attimo.
se vado a fare la doccia poi se, se per caso dovesse smettere di funzionare dice l'Apple che non copre dai danni comunque. Ah, sì. Sì. Carino, grazie. Salutiamo il nostro cliente. Bene, spero che questo video, anche un po' dissacrante del prodotto in questione, vi sia piaciuto. Se è così, ditemelo con un pollice in su qui nel riquadro YouTube. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi gratis a questo canale. Tanto basta un clic qui sotto in fondo a destra sul loghetto di Apple Caffè. Potete trovare le nostre notizie ogni giorno nel nostro blog all'indirizzo applecaffè.net, nella nostra pagina Facebook Apple Caffè, nel nostro account Twitter Apple Caffè, sempre con due F e senza accenti. Grazie come sempre per averci seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!